Bentornati nella Awakening Sky of Diamonds, amici miei. Dove immediatamente dobbiamo risolvere un problemino e poi vi spiego anche come l'ho creato quel problemino. Credo che la soluzione sia abbastanza semplice, in realtà mi basta andare qui e afferrare non questo, ma un upgrade per i cassetti fatto con l'ossidiana. Me ne bastano 8-9 pezzi, ma sì, è la stessa cosa. Fatto così, il void upgrade, che vuol dire quando è tutto pieno, poi basta, no? Perché, come vedete, ho fatto una specie di rudimentale farm automatica, sfruttando questi bone white chicken, quindi dei polli che sfornano a nient'altro che bone meal, che erano comparsi da soli, l'avevamo trovati qui nella nostra piccola area verde. E quello che ho fatto dietro le quinte è che li ho messi qui, li ho fatti riprodurre, li ho fatti sviluppare finché, non vedete, sono a forza di farli, diciamo, accoppiare tra gli individui, quelli più avanzati, sono arrivati a avere quelle statistiche 10-10-10, quindi sono molto molto veloci. Quindi loro sono velocissimi a creare bone meal. Il bone meal va a finire in un automated user di Cyclic, che tra l'altro può applicare quello che gli arriva in input in un'area 3x3, e tra l'altro è pure configurabile. In questo momento lo sta facendo ogni 10 tick, quindi ogni mezzo secondo. E quindi si applica il bone meal, e ogni tanto, siccome fa tasto destro, perché fa use, no? Quindi use è come fare tasto destro con il bone meal in mano, sostanzialmente. Quello che succede è sì, che raccoglie tutto, e poi c'è questo aggeggino qui, fantastico, l'absorption hopper, che infila qua dentro. E quindi abbiamo 16 stack sia di grano che di semi, però invece di buttarne altri, siccome ce ne ho a bizzeffe, posso prendere anche uno storage upgrade 5 che aumenterà, ma di molto, la disponibilità di spazio. Quindi ora posso anche fare così. Ho messo dentro tutti gli stack, quindi siamo arrivati a 21. Credo che lo stack limit è 512. Interessante. Quindi ora questi cassetti si fermeranno a 512 stack, quindi 512x64, sia di grano che di semi. E chissà che prima o poi non troveremo un uso per questi, come ad esempio progredire nei chicken, perché c'è tutta una linea di quest che non faremo adesso, però ancora non cominciamo. È questa pagina qui, la Kentucky Fried, perché questo dovrebbe essere un modo interessante per rimpiazzare i setacci. Credo che prima di quello però ci sarà un altro step dove questi che ora sono fermi... Oh, qui c'è un bufo. Ok. Sono comparsi anche questi da soli. Allora, dicevo, questi ora sono fermi. Giusto per le emergenze ho qui una heavy sieve. Ah, sorso d'acqua. Quindi ho una heavy sieve per le emergenze che... no, spegni questo per adesso. Questo è un altro automated user. Possiamo fare, che ne so... compacted, come si dice? Con la dust, per esempio. Possiamo fare così, no? Premendo K le facciamo... Ah, compressed, no compacted. Non so perché mi veniva da dire compacted. Così è velocissimo. Infiliamo qua dentro e facciamo così. E lui fa più o meno la stessa cosa che facevano quelli automatici, se non un po' in piccolo. E da qui passeremo a le sieve automatiche, quelle indicate dalla quest... Questa qui. Ok. Quindi l'auto hammer non ci serve. Ne faremo uno giusto per la questa. E dopo quello step lì, però piano piano, faremo, penso, i chicken, che praticamente alla fine saranno un po' come questi generator che stiamo usando qua. Per ora però non ci servono, o almeno non credo che ci serviranno altri materiali per adesso, perché nel frattempo, tra uno stream e l'altro, mi sono messo a giocare un po' con la fantastica Tinker's Smeltery che abbiamo creato nell'ultima volta. E beh,
diciamo che abbiamo accumulato un pochino di risorse, non solo quelle di base come ferro, non so perché c'è un blocco di glowstone qua in mezzo, ma va bene lo stesso, ferro, oro che ne abbiamo in quantità, silver qui ce n'è pochino perché sta quasi tutto nell'altra chest là in fondo, il lead, cioè il piombo, e poi mi sono messo a fare anche un po' di leghe metalliche, quindi abbiamo un po' di bronzo, questo è il nostro stagno, il rame, conductive, iron, questo come abbiamo fatto? Conductive iron, chi so ricorda? Casting, molten conductive iron, questo è destabilized redstone e molten iron, quindi ferro e redstone nella smeltery fa conductive iron. L'energetic alloy, sempre fatto qui all'interno, possiamo andare a vedere la ricetta, è questa volta è glowstone, redstone e oro. E così anche tanti altri di questi. Questo no, questo non l'ho fatto, l'ho trovato in una loot bag, credo. Poi c'è l'alluminio, il costantan, l'electrum, che è oro e argento, l'invar, che è ferro e nickel, se non ricordo male, il lumium, questo è tutto il nickel che abbiamo, il signalum, steel, quindi qui abbiamo... Ah, qui sono due tipi diversi di acciaio che abbiamo qui. Aluminum brass, ardite, cobalto, maniolin, ne abbiamo uno stack e un pochino. L'osmium per la mechanism. Uranio, boron, nuclear craft, infatti dicevo boron, che cos'era, non me lo ricordo più. Questi strani sono tutti di nuclear craft, che sinceramente neanche conosco, e sarà interessante, credo, a un certo punto anche provarla. La magnete presa dalla dimensione della caverna e un po' di energetic silver ingot di Ender IO, che mi è venuto un po' a casaccio, devo dire la verità, non so neanche a che cosa serva esattamente. Ma il punto è che abbiamo un sacco di robetta con cui giocare, perché adesso in realtà l'obiettivo è fare una cosa che sto dicendo che avrei fatto da diverso tempo, e cioè se andiamo qua sotto andiamo a vedere cosa ci rimane da... la fine dell'ultimo stream. Abbiamo il nostro produttore di steam, quindi di vapore, e le nostre turbine a vapore che producono fino a un massimo di 1000 RF per tick. Questa batteria da 1 milione di RF è piena perché al momento non ci stiamo facendo nulla, e qui ho preparato 4 chest per iniziare a lavorare su 4 mod tecniche. E siccome abbiamo tanti materiali, probabilmente faremo una ricetta dopo l'altra e sarà abbastanza veloce. Quindi qui abbiamo Thermal Foundation, qui abbiamo Actual Additions, Ender IO e Mechanism. E ci dormiamo sopra, perché why not? Ci facciamo, come sempre, guidare dal nostro libro. E ho un altro pochino di cose da prendere, però non lo facciamo adesso, facciamo una pausa dopo, tra un po', dopo che abbiamo fatto anche un po' delle nostre getting technical, e piano piano dopo ci andiamo a raccogliere tutto. Quindi, da dove vogliamo cominciare? Io inizierei quasi quasi dalla thermal, perché è un po' la più, diciamo, un po' la più storica e anche un po' più semplice, diciamo. Quindi, redstone furnace non dovrebbe essere difficile. L'unica cosa, scusate, prima, ora che mi ricordo, l'ho messo qua dentro Basic Universal Cable, perché i tubi della Mechanism sono molto facili da fare, da un lato, e... beh, da tutti i lati, effettivamente, ma hanno di bello che trasportano 1280 RF per tick, che quindi... voglio dire, è una buona quantità di energia. Solo ora stavo pensando, mi piacerebbe fare più linee, quindi Basic Universal Cable, voglio farti uscire di qua e fare un po' di questo. Come faccio a farne altre di Basic Universal Cable? Steel, acciaio e redstone. Acciaio e redstone. Dovremmo avere in quantità... oddio, di acciaio non è che ne abbiamo a bizzeffe, eh. Però ne possiamo fare ancora. Perché non buttare...
blocchi. Qui c'è Dark Steel addirittura. Ah, c'ho da far uscire un po' di Dark Steel. Un blocco e sei. Altra cosa che mi sono dimenticato di dirvi. Ho pure fatto uscire una scritta in sovraimpressione nei video che ho pubblicato su YouTube. Perché a un certo punto, nello stream precedente, mi sono chiesto: ma non posso fare una sorta di cavo per condurre la redstone? E pensavo che fosse complicato. In realtà non lo è affatto. Tant'è che ne ho. Dov'è? Qua dentro? Red alloy wire. Alla fine ne ho fatto una certa quantità. In realtà il red alloy ingot è facilissimo, va smeltato in una qualsiasi fornace e si fa nella crafting grid. Non ho la più pallida idea del perché avevo pensato fosse una cosa molto complicata. Anzi, visto che ci stiamo, fammi prendere un po' di ferro spicciato. Lo devo spicciare a mano. Allora, intanto tu vai là. Inizia a sciogliere. Fammi spicciare un po' di ferro, che è sempre bello averlo in mano, diciamo, a disposizione. Andiamo a prendere un po' di questo, perché è veramente facilissimo, cioè una cosa si fa così. E poi questi 8 non si fa altro che... Ah, tu stai facendo intanto. Non si fa altro che metterli in una fornace normalissima. Ok, stavo solo pensando che io cammino in continuazione quando posso trasportarmi, vabbè. Ci devo fare l'abitudine. E quindi ho detto, li infiliamo in una qualsiasi fornace. Escono fuori così. Poi ne prendi tre. Vai qua. Tiè, li fai 12 alla volta. E sono utilissimi. Perché? Perché fanno questa cosa. Tu vuoi collegare questo con qualcosa che è qua sul muro? E quindi che volevo dire? Che li ho usati per collegare assieme tutti i... Faucet, cioè tutti i rubinettini qui, in modo che tu premi un bottone solo e si accendono tutti assieme. Tipo, per esempio, Molten Steel qua ce l'abbiamo già. Fai così. Che cos'è che volevo fare? Volevo prendere un po' di carbone e infilarlo qui dentro. Ups, non ci incastriamo. Carbone qui dentro, uno stack intero. Quanto? No, Molten Steel mi dai con uno stack di carbone? Sta andando, sta mischiando, ci vuole un pochino. Due blocchi quando ne potevo fare cinque, quindi... Così? E qua. Ti fa il giro di Peppe. Ta ta. No, faccio prima a fare così perché fa molto in fretta. Conviene che ti velocizzi un po'? Secondo me sì. Time in a bottle. Ti è. Ok, 6 blocchi di acciaio. Non lo sto facendo con la leva perché in realtà ne ho 8 collegati contemporaneamente. Questo che cos'è che ho lasciato qua dentro? Litio. C'ho del litio incastrato qui. Ok. E questo sta uscendo. Ok, mentre lui va... Prendiamoci quello, semplicemente quello che già c'è, di acciaio. Oh, questo è Dark Steel di Ender IO, portiamolo giù, che è utile per Ender IO, ovviamente. Ok, e andiamo qui, e facciamo. Era Redstone, Steel, ok, facciamo, Basic Universal Cable, 17... No, questo è Dark Steel. Ok. Questa già è una quantità che mi fa sentire più tranquillo. Quindi, questa è la nostra linea principale. E a un certo punto questo diventerà tutto un po' più bellino. Quando abbiamo le macchine un po' già al posto loro, magari queste cose le faccio passare da sotto. O da sopra, non lo so, quello che ci piace di più. Quello che mi piace di più, va bene, perché se non commentate, se non entrate in chat e non dite cose, non avete voce in capitolo. È chiaro? Quindi, andiamo a riprendere questa chest. Ci andiamo a posizionare al centro, perché no? Mettiamo qui. Con questa vicino.
andiamo a vedere cosa possiamo fare per la thermal dopo che scarichiamo un po' di roba, come per esempio no, questo è il mechanism, questo è Ender IO, quindi il dark steel lo prendi tu e il resto dello steel quasi quasi lo terrei qua. Ok, basic universal cable mi serve, quindi lo tengo qui. Redstone furnace, andiamo su Redstone furnace. Per farla ci serve due copper gear che le dovremmo già avere, un redstone reception coil che è molto semplice, oro e redstone. Ho portato un po' d'oro? No, è l'unica cosa che mi manca. Oro, dove sei? No, questa? No, non ho più oro qua dentro. Sì che ce l'ho un po' d'oro qua dentro. Prendi un po' di silver a sto punto che sicuramente mi serve. Redstone reception coil. L'altra cosa che ho visto che mi serviva erano due blocchi di mattoni. Brick blocks, quindi i gufetti ci fanno sapere che è notte, cosa molto utile se uno come me si scorda di mettersi a letto a dormire. Raccogliamo subito il loro suggerimento. Torniamo momentaneamente su per andare a usare la nostra fornacciua, diciamo così, e le suggeriamo di andare veloce perché non abbiamo tutto questo tempo. Grazie mille. Erano 1 e 2. Abbiamo tutto, quasi tutto. Scopriremo solo vivendo. Torniamo qui. Redstone furnace. Ho ovviamente il machine frame, di questi ne dobbiamo fare un po', però fortunatamente mi ero già portato le cose che ci servono qui. Redstone furnace basic, questo è il primo step della mod Thermal Foundation. Quindi direi che è il caso di estendere la prima linea in questa direzione con grandissimo spreco di cavi, ovviamente, perché non ci sarebbe alcun motivo di andare così lontano. Soprattutto non ci sarebbe motivo di rompere tutto, sempre, ovviamente, ma neanche di non fare così, per esempio. Quindi, Redstone Furnace. Olè! Si sta caricando in modo estremamente veloce. Non ha bisogno di Redstone Control. Questa è l'interfaccia che permette di configurare gli input e gli output facendo tasto destro al centro. No, era Shift, tasto destro, si può disabilitare tutto. La cosa carina è che si potrebbe pure configurare per dire tu prendi automaticamente da destra e spingi fuori a sinistra. Che cosa però attualmente non abbiamo bisogno di fare. Come la possiamo provare la Redstone Furnace? Facendo così. E come vedete, di base, diciamo che è veloce praticamente quanto la nostra fornace avanzata lì sopra. E abbiamo fatto. Ci dà uno ship path, slow fall e dà la lana. Interessante. Non utilissimo per adesso, ma interessante. E un augment, quindi un upgrade, che dice destroys excess secondary outputs. Questo alcune cose, alcune macchine hanno un output secondario. Questo, se lo metti dentro, distrugge l'output secondario, perché magari così ti semplifica il tuo meccanismo di automazione. Ad ogni modo, proseguiamo. Questa era la parte più semplice. Da qui ci possiamo muovere in cose che diciamo che possiamo fare quasi solo con questa. Ad esempio, il Magma Crucible. Il Magma Crucible è molto interessante. Fa delle cose che giusto la smeltery riesce a fare, come liquefare la redstone e la glowstone. Quindi thermal, non il Phytogenic Isolator, cosa avevo detto? Magma Crucible. Due Nether Brick che dovremmo avere, o se non li possiamo fare. Oh, serve un Hardened Glass? Davvero? Davvero, davvero? O un glass qualsiasi?
Allora non la possiamo fare subito. Dobbiamo prima fare, dobbiamo passare per un qualcosa che permetta di fare gli alloy. No, questo è compact, pulverize. Quindi dobbiamo passare per induction. Assolutamente. Allora facciamo pulverizer prima e poi l'induction smelter. Ok. Questo è il piano. Pulverizer, where are you? Pulverizer. Mi servono due pezzi di flint e un pistone. Il pistone ce l'abbiamo. Qui, eccolo qui, me lo ricordavo. Due pezzetti di flint pronti. Pulverizer, ovviamente machine frame e redstone reception coil, sono un po' i componenti di base comuni a tutte le macchine della Thermal, e abbiamo il pulverizer. Ora, se volessimo dimostrare una caratteristica o diciamo un funzionamento comune, sarebbe il infilo un minerale nel pulverizer, il pulverizer lo sbriciola e lo duplica e poi lo infilo in automaticamente o in automatico nella redstone furnace. E queste macchine sono fatte per comunicare a vicenda. Quindi, per esempio, bisognerebbe dire a lui: vai in output, ok? Quindi si vede input, output, quindi dentro, fuori, a sinistra, e a lui si dice: vai in input blu a destra. A lui a sua volta gli diciamo vai in input da sopra, poi ci mettiamo una chest, e questo lo stiamo facendo giusto per dimostrare un po' il funzionamento. Andiamo a prendere del minerale che ci può interessare, come per esempio dell'oro, quindi 9 sarebbe come per fare un blocco, in realtà ne dovranno venire fuori due. Quindi infiliamo gold ore chunk in. È disabilitato auto input enabled. Ok, quindi se l'è preso da solo perché è stato configurato input da sopra. Sta polverizzando anche l'auto output. Quindi non si ferma qui, ma va direttamente qui. E sta facendo l'oro. Quindi, questo è giusto per dimostrare come si può fare una catena di lavorazione di minerali direttamente con Thermal. Però noi non ci fermiamo qui. Pulsating Iron Chicken, questo è fantastico. Comet Dynamite, la voglio. Da qui abbiamo detto proseguiamo con l'Induction Smelter, perché l'Induction Smelter ci permetterà poi di fare quel fantastico. Com'è che si chiamava? Già me lo sono dimenticato. Il vetro, quello. Il vetro tosto, il vetro potente. Induction smelter. Cosa ti serve a te? Due pezzi di sabbia. Ce l'ho. No, quanta ne vuoi? Andiamo qua, sabbia. Uno e due. Passiamo attraverso le nuvole. Quindi induction smelter, abbiamo detto machine frame come sempre e redstone reception coil, e l'induction smelter è fatto. Boom. Induction smelter, a che cosa mi servi? Mi serve a combinare due cose assieme. Ad esempio, se io lo ritrovo qua l'induction smelter e faccio U per le ricette. Allora, per esempio, un uso che se ne può fare è squagliare delle cose già fatte? Ah, ma ti dà solo due, ma a questo punto per fare questo è meglio la smeltery. Però, ad esempio, ti fa creare dei materiali che fino a quel momento non avevi mai fatto. Come per esempio, soul sand più oro, solarium. Oppure, quello che interessava a noi era fare questo. Quindi, ossidiana. Ora, io ricordo che una volta c'era l'hardened glass.
classico. Cioè, se io cerco hardened glass, ora me ne dà 2000. Di cui però quello principale è il fused quartz. Questi altri invece sono fatti a partire dai metalli. Quindi se io guardo questo, lui mi dice: ma devi mischiare dell'altro hardened glass con il pulverized copper, quindi con la polvere di rame. Però credo che il tutto parta da fused quartz. Ma il fused quartz come lo faccio? Oh, l'ho trovato! Stava in mezzo, ecco perché non lo vedevo. Hardened glass, questa è la ricetta di base. Allora, crushed obsidian e piombo. Non ho preso il piombo. Andiamo a prendere piombo e ossidiana. E fammi andare tu. Ok. Allora, uno stack. E il piombo, purtroppo, come sempre, non ne abbiamo tantissimo. Perché è molto difficile da trovare con quel sistema lì. Bisogna ogni volta andare a scavare, diciamo, nel mondo reale. Ora, disabilita l'output automatico, perché voglio solo polverizzare. Voglio polverizzare. Fai una cosa. Fai... facciamone 8. No, giusto. Ho disabilitato tutto la cosa automatica, quindi è ovvio che non lo fa. Vai col pulverizer. E poi voglio polverizzare anche l'ossidiana. Allora, probabilmente qua sì, si possono fare gli upgrade. Ah, devo prima fare l'upgrade del macchinario stesso per poi mettere dentro gli upgrade per farlo andare più veloce. E come si fanno gli upgrade suoi? Sarebbero questi. Hardened upgrade kit. Ci possiamo pure pensare a farlo, eh? Hardened upgrade kit. Invar, bronze gear e redstone. Una cosa che non ho è la bronze gear. Allora, questo è fatto. Sarebbe il caso di andare a prendere un po' di bronzo. Dov'è? Eccolo qui. E la ruota, il meccanismo, l'ingranaggio, lo facciamo direttamente qua dentro, prendendo il gear cast. Ups, ci vogliono 4 lingotti. Hanno presi 2 per sbaglio? Ok, tieni via uno. 4 lingotti di bronzo nel gear cast. Bronze gear, c'è. L'invar ce l'ho di sotto, ma ce n'ho anche parecchio qui. Ok. Quindi, Hardened Upgrade Kit, Incrementally Upgrades a Block. Quindi, questo è il primo. Quindi, Incrementally, cioè uno dopo l'altro, questi kit permettono di fare gli upgrade alle macchine. Skip a Step, Reinforce Conversion Kit. Cioè, l'upgrade e il conversion. Il conversion è quello che ti fa partire da zero. L'upgrade è quello che dice, no, prima fai quello con l'invar, poi fai questo, cioè con l'electrum, poi il signalum, e poi l'endirium.